Una cosa che abbiamo visto anche a lezione e non abbiamo l'opportunità magari di discutere quando siamo su, è questa, nel senso molto spesso riguarda i suoni. In questo caso, in questi giorni mi è preso un po' la fissa anche dei vecchi brani hard rock o rock and roll, per ottenere una determinata tipo di timbrica. In questo caso ho preso un brano di Deep Purple, tra l'altro poi trovi la backing track, fighissima, perché gli hanno tolto chiaramente solo la parte di Rich Blackmore, per cui della chitarra, hai la parte di Hughes cantata, per cui puoi suonare sul brano originale. Ho usato il pedale del mio amico Brunetti, per cui semplicemente su un channel clean, in questo momento sto suonando, su un TC Electronic Reverb, un channel clean, e sto usando un taxi driver, un fuzz giallo, prodotto dal mio amico Marco Brunetti di Modena, per cui il suono che senti è del suo pedale. L'impatto del suono è dettato anche dal fatto che sto usando delle 011, per cui io sto usando delle 011, corde, mi sembra un 50 di basso, il plettro io uso sempre, questo è piccolo, perché tra l'altro penso che sia un 2 mm, se no uso plettri almeno così, un 220, un 230, spero che si veda, perché qui senti la pasta anche se non metto sound. Deve suonare come un'acustica sta roba, eh. Cioè, abituati a farti le mani forti, non tanto perché devi essere uno muscoloso, ma perché l'impatto del sound, la gestione deve essere. Deriva molto da questa cosa, per cui dalla dimensione di un channel grosso e delle corde molto molto robuste. Vediamo ad esempio qui, nella parte che è interessante rivedere su questo discorso, io non mi ricordo solo perché lo suonavo forse 15 anni fa, però mi ricordo una parte che suonavo con il mio vecchio amico Stefano Xotta, quando avevamo un quartetto, riarmonizzato una parte del vivo di Hughes, era. Qui lo vedi, no? In questo settore invece. La seconda chiusura, sai quando li fa? Ok? Questo è interessante. Vediamo.